Benvenuti, sono Alessio Martinelli e mi occupo di formazione e consulenza nel mondo della fibra ottica. Anche in questo video faremo un unboxing di un pacco molto grosso, lo prendo subito. Eccolo qui. In realtà non si tratta di un vero unboxing, trattandosi di un prodotto molto prezioso, il pacco l'ho già preventivamente aperto per verificare che fosse tutto ok, ma nessun problema, l'ho rimpacchettato come era all'inizio e adesso lo rivediamo da capo. Si tratta di uno TDR Anritsu 9085, quello che a mio parere attualmente è il miglior TDR sul mercato, ovviamente un giudizio soggettivo perché io conosco questa macchina, la conosco nei dettagli, l'ho utilizzata parecchio, quindi ho anche un buon feeling e ho utilizzato anche i modelli precedenti, soprattutto il 9083 e il fratellino minore, il 9090, quindi ripeto, è il miglior TDR a mio parere, ma sicuramente ce ne sono altrettanti assolutamente validi anche di altri marchi. Cosa troviamo all'interno? Il libretto, apriamolo subito. Allora, intanto un primo libretto con una rapidissima guida all'utilizzo, anche se sappiamo che per utilizzare lo TDR non è sufficiente una guida, ma ci vuole un po' di conoscenza sulla fibra ottica e io consiglio sempre un corso adeguato. Dei fogli scritti in giapponese di cui non capisco nulla, l'elenco dei componenti che formano lo strumento, un foglio informativo sui laser, altri fogli in giapponese, il test performance sheet, nient'altro che un documento che ci mostra la qualità, quindi la taratura di questo strumento, documento da conservare poi per eventuali successive calibrazioni, un CD con il manuale di istruzioni e la guida per lo strumento, questo magari possiamo anche farne a meno, e un'altra busta con all'interno un altro CD con il software per visualizzare le tracce TDR su computer. In realtà il bello di questo modello 9085B è che si riesce a lavorare quasi sempre senza utilizzare il computer, ma facendo tutta l'analisi delle tracce, tutta la post-produzione direttamente sullo strumento. Proseguendo nella scatola troviamo l'imballaggio, però questo ci giochiamo dopo. La batteria si trova all'interno di una scatoletta separata, all'interno di un'altra scatoletta, eccola qui la batteria, la borsa, la custodia molto bella, molto elegante, i sali, molto elegante la classica custodia che propone Anritsu, utilissima, con una tasca sul retro che si chiude con una zip, il cavo per l'alimentazione, l'alimentatore è fondamentale, anche questo da mettere all'interno della borsetta, la cinghia, la tracolla e poi finalmente lo strumento all'interno del cellophane. Rimuoviamo il coperchio di protezione, poi quando si utilizza lo strumento si può scegliere se tenerlo oppure no, ed ecco qui 9085B. Andiamo ad inserire la batteria. Sulla batteria è presente anche il pulsante per eseguire il test della carica. In questo caso c'è già un 75% di carica, quindi possiamo già iniziare a lavorare. Rimettiamo il coperchio, tasto on, logo Anritsu, qualche istante per caricare il software ed ecco la schermata principale dello strumento. 9085 è uno strumento touch screen, il touch screen risponde anche piuttosto bene ai comandi, anche se io poi molte funzioni le preferisco svolgere tramite la rotella, giusto per non andare a sporcare eccessivamente lo schermo. In questo caso ho gli adattatori per connettori SC-APC sia sulla porta 1310-1550 sia sulla porta 1650, quindi con questo strumento non posso misurare fibra
multimodale, ma è proprio una scelta. Ho preferito scegliere questa configurazione più adatta per la misura di reti FTTH. Allora, nonostante sia uno strumento che io apprezzi molto, c'è subito un grande difetto che balza all'occhio ed è la presenza del tasto VFL, Visual Fault Locator, che attiverebbe il laser rosso, ma alla pressione un segnale di errore ci avvisa che non è presente il modulo che dovrebbe trovarsi qua sopra, ma nelle configurazioni standard non è previsto. Sono presenti quattro porte USB, una in particolare è per collegare il Video Inspection Probe, il microscopio per l'analisi dei connettori, un accessorio che vedremo in qualche prossimo video. Per quanto riguarda invece la schermata principale, abbiamo l'accesso alle funzioni standard, quindi OTDR, power meter e sorgente laser, quindi questo strumento può lavorare anche come power meter o come sorgente di segnale. Abbiamo la funzione Video Inspection Probe, dove una volta collegato il microscopio potremo vedere il fronte della ferula dei connettori. Torniamo al top menu. Il Fiber Visualizer è una funzione molto avanzata per la creazione di report. Ecco qui un report in PDF che avevo già realizzato di prova, ci vuole qualche istante per caricarlo. Logicamente non si tratta di un computer, quindi quando si va a caricare un PDF il software rallenta leggermente. Ecco, questo è un report che ho realizzato come prova. Abbiamo la funzione OTDR installazione, che permette invece di realizzare automaticamente tante misure su tante fibre, impostando inizialmente semplicemente il nome della traccia, poi la numerazione avverrà appunto in maniera sequenziale di tutti i file, ed è possibile poi realizzare un unico report per tutte le misure oppure tanti report separati per tutte le misure, tanti file PDF separati, tutto con delle semplici operazioni che si possono automatizzare appunto all'interno della funzione Fiber Visualizer. Quindi 9085, uno strumento molto complesso, anche se di fatto si tratta di un normale OTDR, ma con molte funzioni avanzate che una volta imparate permettono di semplificare, di accelerare il nostro lavoro, uno strumento che cercherò di conoscere e approfondire il più possibile e per il quale renderò disponibili dei corsi di formazione adeguati per poter sfruttare tutte le funzioni avanzate. Questo era solo un rapidissimo video unboxing, spero di avervi incuriosito, non vedo l'ora di iniziare a giocare in maniera un po' più approfondita con il mio strumento 9085B, con il mio OTDR. Se vi dovessero interessare approfondimenti, corsi di formazione su OTDR e in particolare su questo strumento, non esitate a contattarmi. Io vi ringrazio per l'attenzione, per questo video è tutto. Sono Alessio Martinelli, per maggiori informazioni il mio sito fiberspecialist.it. Alla prossima!